Un buongiorno a tutti quanti voi amici in ascolto del doppio 9 di Radio Incontro. Oggi così voglio proporvi come aperitivo, visto così che siamo in orario, un incontro con Tullio De Piscopo, questo grande musicista professionista per quanto riguarda il jazz e anche così la musica un pochettino più commerciale, se vogliamo dire, italiana. Cresciuto in una famiglia di musicisti, in particolare di percussionisti, ha avuto Tullio De Piscopo fin da bambino una grande dimestichezza col jazz. Essenzialmente autodidatta, pur essendosi formato su vari metodi per batteria e grazie anche ai consigli del padre, ha suonato jazz fin da giovanissimo. Difficoltà economiche lo hanno costretto all'età di 13 anni a lavorare nel campo della musica commerciale, nel quale tuttora continua ad avere un proprio spazio. Nel 1969 si è trasferito definitivamente a Milano, dopo avervi lavorato varie volte negli anni precedenti. Da allora ha inciso una quarantina di dischi jazz, accompagnando i più prestigiosi musicisti italiani e molti grandi nomi americani. Nel 1972 ha formato il suo primo quintetto con Giorgio Baiocco, Sante Palumbo, Sergio Farina e Marco Ratti. Due anni dopo ha costituito il Rebel Group, con il quale nel 1975 ha inciso il suo primo disco come leader. Un terzo gruppo sotto la sua direzione, denominato Future Percussion, ha preso vita nel 1976. Ha suonato in tutta Italia con moltissimi solisti italiani e stranieri. Nel 1976 ha accompagnato per un tour europeo, in particolare in Spagna ed in Francia, Jerry Mulligan, suonando con lui anche al Festival Mondiale della Musica di Palma di Mallorca. In seguito ha suonato in Germania con vari jazzisti italiani. Nel 1980 il club Jazz Kneiper di Francoforte gli ha dedicato una serata con lui, hanno suonato vari musicisti locali. Considerato uno dei migliori batteristi italiani della sua generazione, De Piscopo si considera particolarmente influenzato da Elvin Jones e da Tony Williams. Questo per quanto concerne la sua attività prettamente jazzistica. Tullio De Piscopo lo conosco personalmente da diversi anni e come uomo devo dire che ne ho tratto una positiva impressione. Ragazzo simpaticissimo, nel suo modo di esprimersi traspare tutta la sua napoletanità, molto istintivo anche nel modo di dialogare con gli altri, schietto, sincero, dotato di una carica di umanità che lo porta a conquistare la simpatia e l'amicizia di chi lo circonda. Per quanto concerne l'aspetto musicale è di una bravura eccezionale. Del resto parlano a suo vantaggio le note critiche che ne fanno gli esperti e anche diversi suoi colleghi musicisti. Tullio, come vedi, io qui davanti a me ho un disco, un tuo disco, uno delle due prime incisioni. Lasciamo stare l'aspetto jazzistico, ma proprio nel campo più, diciamo, commerciale, che poi questo disco non è tanto, diciamo, commerciale. Il volume 2, appunto, Tullio De Piscopo, e come vedi anche nella nostra radio, Radio Incontro, così abbiamo questa tua incisione, e si così risale a una quindicina di anni fa, se ricordo bene.
Cosa ne pensi di questo nostro piccolo tesoro per quanto riguarda questo disco, in quanto in giro non è che se ne vedono molti? Sono contento che appunto ci sia questo disco nella vostra radio, perché forse è uno dei più bei dischi che io ho inciso, e quindi raramente ho visto gente che lo possedeva. È stata un'incisione così, divertendosi, proprio veramente divertendosi e cercando di creare più atmosfera possibile. Difatti c'è un brano che si chiama Il mondo gira, dove ci sono tanti dialetti dentro. È stato un divertimento unico di tutti i musicisti, anche quelli di passaggio, quelli che ci venivano a trovare in studio, registravano la loro voce, perché ognuno, chi era piemontese, chi emiliano, chi... Li vogliamo ricordare, Tullio, visto che ce li abbiamo qui sotto... sotto... Con me c'erano, oltre a Stefano Cerri al basso, Mario Rusca, Sante Palumbo, Giorgio Cocilovo, Sergio Farina alle chitarre, Giorgio Baiocca, sax tenore e flaute, Ottavino, Larry Nocella, sax tenore, soprano e Zezé. Zezé non è uno strumento, ma è lo spirito partenopeo che c'era in sala di Larry Nocella. Poi c'ero io, Maurizio Preti alle percussioni, e Sante Palumbo e Mario Rusca alle tastiere, appunto. E tanti musicisti che hanno collaborato nel mettere il loro spirito regionale, diciamo. Abbiamo ascoltato il brano Il mondo gira. Nella tua musica, Tullio, c'è un tentativo di portare uno strumento come la batteria, che di solito funge da accompagnamento, ad un ruolo da protagonista. Io ho cercato di portare questo strumento, che è la batteria, che è uno strumento difficilissimo a livello proprio popolare, farlo conoscere a tutti. Difatti in questi giorni è uscito un mio libro, Tullio d'Episcopo, volume primo. Il primo volume è un metodo per batterie, dove io insegno tutte le mie cose ai giovani, proprio perché voglio che questo strumento divenga uno strumento importante, non trascurato, solo di accompagnamento, ma accompagnamento inteso come liscio, canzonette. Deve essere uno strumento importante, studiarlo seriamente. Per quanto riguarda tutte le altre attività, ultimamente ho fatto delle cose molto importanti. Sono stato a Francoforte la settimana scorsa, ho suonato con i maggiori musicisti, diciamo mondiali, anche con Billy Cobham, che è un grande batterista americano. Adesso c'ho un mio spettacolo e vado in giro in tournée in tutta Italia. Il 18 sarò a Napoli al Palasport, spero di venire anche da queste parti. E questo che abbiamo ascoltato era il concerto per Napoli che così, Tullio dedicò alla sua città. Questa è un'incisione di 13-14 anni fa, se ricordo bene. Non sempre, Tullio, un musicista può esprimere tutta la sua inventiva, in quanto talvolta si è costretti un po' a prostituirsi in chiave musicale, facendo cose più commerciali. Purtroppo ti dicevo, a me piace fare le mie cose, la mia musica, come questo disco che hai tu, volume 2, ma tante volte si è costretti a fare una musica un po' commerciale, perché purtroppo questo disco non è che abbia avuto molta fortuna. Ecco, lo diceva prima anche Tullio, appunto, e dice, non mi aspettavo di trovare questo disco qui a Cervia, in quanto forse volevi riferirti al fatto che è più un disco da amatore che magari... No, non è un disco da amatore, è un disco che dovrebbero ascoltare tutti, perché è molto bello, capisci? È una musica sentita, è una musica
che ti viene dalle viscere. E purtroppo, ti dicevo, a volte bisogna fare delle sigle per la televisione, come il mio ultimo 45 giri che adesso vi darò, e sono un po' commerciale, un po' per la massa, insomma, anche perché le case discografiche giustamente vogliono anche che si facciano delle cose commerciali, e quindi bisogna fare anche quello. Però la mia musica scaturisce tutto nella napoletanità. Drown Dream, sogno di una batteria, il Tullio d'Episcopo.
solito per quanto riguarda gli amatori di questo strumento, la batteria, quello che colpisce così maggiormente la fantasia dei ragazzi, delle persone che amano questo strumento, la ritmica in generale, sono poi gli assoli dei grandi artisti. Quindi fra un po' tu ci farai ascoltare anche tu qualche tuo assolo. Poi voglio ricordare una cosa, che Tullio De Piscopo, così nel tempo libero, scrive anche qualche poesia. Adesso voglio proporvi, sempre da questo vecchio album, appunto volume 2, una poesia di Tullio De Piscopo e segue dopo un assolo di batteria. Ascoltiamolo insieme. In coppa a mano che la camisa e mano sono sporca, fai sempre guainella che compagnello, tiene la faccia genere russicello, so fa tardi tardire un piezzo di pane spugnato in dall'acqua con l'uoglio a pomarola, tiene su un vuole un me, ecco pure un me papà mamma. E parola che tu senti te ne nascetata, esorda, esorda, sorda, o persona, la luce, o gas, o padrone casa con l'aumento, sempre i soliti problemi, tante cose belle ti passano a pagare, volessi già essere rossa, volessi già essere nonna per cagno mondo, ruormo voglio, ruormo. Rimane da aspettare e ritrattiella, da aspetta Guainella che compagnella. Thank you.
dopo questo bellissimo assolo dove Tullio ci ha un po' così dimostrato tutta la sua bravura, tutta la sua validità, padronanza di questo strumento, voglio farti un'altra domanda. Ascoltando la tua musica, un non napoletano subisce come un transfer territoriale. Mi spiego. Pur non conoscendo Napoli, tu la fai vivere in chiave musicale. Esatto, questo mi fa molto piacere, perché io appunto intendevo trasmettere queste cose anche con, diciamo, con delle divisioni ritmiche abbastanza difficili. Colgo l'occasione per ringraziare te e i tuoi collaboratori e a tutti gli ascoltatori di questa radio. Avete ascoltato speciale Radio Incontro. Hey!